ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buon venerdì Luciano, ciao! Buon venerdì, e quando arriva il venerdì ormai noi siamo tutti sotto pressione, poi abbiamo un weekend tra l'altro molto impegnativo in Toscana. Meno male non c'è molti viaggi da fare, però siamo sicuramente molto impegnati con le nostre serate. Voglio, prima di iniziare questo venerdì, voglio veramente ringraziare, perché mi dicono dalle nostre emittenti, mi dicono sempre che siamo sempre di più, che abbiamo un grandissimo audience, tra l'altro ho parlato proprio con il grande titolare, che saluto appunto, il signor Toselli, titolare di Telecupole, che mi ha detto che quando andiamo in onda si alza l'audience. C'è un'impennata di audience. C'è un'impennata di audience. Se lo dice lui, siamo felicissimi di tutto ciò. Grazie davvero, e di questo devo ringraziare ovviamente tutti i ragazzi che lavorano anche dietro le quinte, certo. Paola ovviamente alla grande. Di essere con noi, ma io tanto ormai lo sa, però non fa mai male, non fa mai male. Anzi, avvisiamo comunque il signor Toselli che ci vediamo il 16, il 16. Aggiunga due posti a tavola, che noi siamo lì avvallando le cupole, lo sa che noi veniamo per siccome cantare, veniamo mai da solo per cantare qua, ma solo per cantare veniamo, signor Toselli. Vabbè, siamo felicissimi di venire a trovare appunto tutti gli amici lì, ballando ma le si cupole. Mangia anche molto bene, e si mangia anche molto bene. Partiamo alla grande. Sì, perché noi cogliamo l'attimo, quindi dai. Vivi Luciano Nelli e Paola Belloni. E vai. Allora balla, balla, poi lasciati guardare come una stella dentro gli occhi miei che volerebbero nei tuoi. Sì, lo farei, con te non ho paura di sbagliare mai, mai, mai. E allora lasciati andare. Come il vento accarezzare la tua pelle, sciogliere i capelli e poi stringerti forte, dopo non lasciarti più. Ma non più. Stringere troppo forte e nemmeno puoi lasciarmi scivolare via, è un equilibrio molto fragile. Ma è facile, non è possibile sbagliare proprio mai, 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 mai. E allora lasciati andare, per questa volta sarà un errore, ma chi se ne importa, prenditi il meglio senza pensare, e se fosse amore, amore sarà, non ti fermare, vivi l'istante. Oh campagnola bella, tu sei la reginella. No, però lui è campagnola, è comunque guarda che non è molto lontana la cosa. Io ho visto nel filmato, nel videoclip che vedrete adesso di Paolo Bertoli, appunto, che è campagnolo, c'è gente che affetta il salame, il pane, no? Il buon vino, giusto. Insomma è molto, molto carino. Grande Paolo, Paolo Bertoli campagnolo. Campagnolo.
Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Vai con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E allora abbiamo scoperto ieri, io ho sentito quello che avete detto con Paola, ho sentito che lui è Nanni, sì, veramente sì, si vede che lui è Nanni. E Team 2000 è la Roberta. Però ci manca un grande personaggio, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo fisarmonicista, che è appunto Totò. Detto Totò. Salvatore Totò. Bravissimo, di calibro. Lo salutiamo. Ciao Totò. Allora, una domanda che voglio fare a Roberta. Durante le tue serate c'è una canzone in particolare, una canzone che, come dire, non vedo l'ora di cantare quella canzone lì? Io non vedo l'ora di cantare la canzone che tutti ballano. Quindi è una conseguenza, no? Quella è. Quindi tu ti diverti sicuramente. Certo, quando, io mi diverto quando loro si divertono, voi vi divertite. E loro quando sono da casa, che guardano te, che guardano voi, che vi state divertendo, sicuramente il pubblico sia da casa durante le nostre trasmissioni televisive, sia quando, diciamo, nelle vostre serate, si vede, si traspare attraverso le vostre esibizioni la simpatia, il divertimento. Quindi se vi divertite anche voi, si diverte anche il pubblico. Sì. E quindi è una cosa, come dire, reciproca. Certo. Sì. Senti, Roberta, c'è una cantante alla quale ti sei ispirata all'inizio della tua carriera? Tipo, che ne so, ci sono delle cantanti che sono ispirate a Mina, altre a Barbara Streisand, altre a... C'è una cantante in particolare alla quale ti sei ispirata? Hai fatto due nomi quasi azzeccatissimi, cioè uno in particolare no. Io sono andata dietro all'istinto, a quello che piaceva a me. Certo, poi mi parli di Mina, tanto di cappello, voglio dire, chi non vorrebbe essere come Mina? Vediamo, dai. Quindi tu non ti sei ispirato in particolare a qualcuno, ma, come dire, hai acchiappato un po' da tutti. Sì, una botta in qua, una botta in là, insomma, sì. Per non restarci male, perché raggiungere certi livelli, dai, parliamo. Va bene, dai. Allora, con facile. Quale canzone andiamo oggi con Nanni? Ieri abbiamo fatto cantare a Roby e oggi arriva Nanni con Occhi di Mare. Occhi di Mare. La dedichiamo a tutte le signore all'ascolto? Certo. Come fai quando dedichi Occhi di Mare durante le serate? Come fai? Io di solito dico a tutte, ecco. Poi però a volte mi scappa quelle buone. No, a tutte. Vedi? A tutte le donne, perché a tutte le belle signore. Se non ci fossero, bisognerebbe mutarle. Questo l'ho scritto io. Ha scritto, quindi comunque a tutte le donne, sicuramente. E allora, Nanni Team 2000. Occhi di Mare. Vai. Dentro il mio cuore il fuoco si è spento, torna ti prego anche solo un momento, voglio guardare i tuoi occhi di mare per ricordarli e poi sognare. Sorge là in fondo al mare, tutta la notte ho passato a pensare di averti accanto, di fare con te l'amore. Son disperato quanto ti ho amato, come potrò proseguire il cammino senza di te che non sei a me vicino. Torna, ti amo davvero, questo è un amore sincero, senza di te la mia vita è un tormento e il mio futuro non avrà più senso, dentro il mio cuore il fuoco si è spento, torna ti prego anche solo un momento, voglio guardare i tuoi occhi di mare per ricordarli e poi sognare.
cosa dobbiamo dire di questo grande sassofonista, soprattutto questa canzone che appunto è la, il plus ultra per i sassofonisti bravi. Sì, è il valzer per eccellenza, per antonomasia, che tutti i sassofonisti. Poi lui che è il folletto del sax. E ce lo chiedono spesso anche a noi. Questo. Me lo fa il battagliere. Va, il battagliere. Il battagliero Luca Canali. Possiamo aggiungere anche una cosa prima di lanciare la scenetta che è l'Isola dei Pidocchiosi? Sì, aggiungiamo una cosa, che abbiamo ascoltato Luca Canali, con Luca Canali che tra l'altro stiamo riorganizzando proprio a partire dal 20 al 25 ottobre e ripartiamo e facciamo un'altra crociera, quindi poi vi terremo ancora più informati, ma ricordate che a partire dal 20 al 25 ottobre andremo in crociera di nuovo con Luca Canali e ci divertiremo come detto abbiamo già fatto nell'altra crociera precedente che abbiamo fatto insieme a Luca. Sarà veramente grandioso, ma vi terremo informati perché andremo in posti molto belli e non sarà una lunga crociera, quindi l'ideale nel per tranquillo me. Mediterraneo l'ideale per me. Eh sì, e okay. Adesso andiamo, ci vai tu però, nell'Isola dei Pidocchiosi. Vai. Io non vengo. Luciano, scusami, ma io sono disperato. Disperato! Io sono qua piantato su quest'isola da mesi e mesi, Luciano, e non c'ho neanche una donna. Sono qua, Luciano, senza una donna! Ma come faccio? Ci fosse una donna, io la stamperei, guarda, puta venne una, non lo so come fosse. Oddio, Luciano, una donna! C'è una donna, Luciano, sì, finalmente! Eccoti qua, sì, ti voglio! Eccomi, arrivo! Eccomi qua! Ma come? Ma non c'è una donna prima qui! Luciano! Questo c'ha le allucinazioni! Luciano, c'è una donna! No, non voglio comprare niente, vada via! Mannaggia! Una donna, c'è una donna! Prima lo so che c'è una donna, l'ho vista! Ricordi di Ritornelli, chi ci scrive oggi Paola? Ci è arrivato un bel sms da Serena e Luisa.
Ciao Luciano e Paola, grazie per la bella serata da ballo al dance in Agrestone. Speriamo che ci torniate. Che abbiamo fatto? Eh sì. Ci torniamo ora, ci torniamo praticamente domenica. Infatti, no, il primo maggio. Il primo maggio. Vorremmo ascoltare Torna di Luciano Nelli, appunto. Torna. Non la canta mai durante le serate, ma noi abbiamo il CD. Baci e abbracci, Serena e Luisa. Allora colgo l'occasione anche per dedicarla alla tua fan di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, che la vuole sempre. Fiorella. Torna anche per te. Torna a una Begin con testo e musica di Luciano Nelli, che è stata inserita nel CD Quanti amori del 2008, sul quale Luciano Nelli ha scritto questa dedica. Quanti amori si perdono senza spiegarsi perché? A volte basta poco, un gesto, una canzone, un po' di altruismo, e come una bella melodia tornano per l'eternità. Questo video è stato girato a una festa di piazza nel 2008, anno in cui uscì questo CD, e lo dedichiamo a Serena e Luisa e poi anche a Fiorella. Torna. Ma che belle cose che scrivevo, eh? L'hai scritta tu dal cuore, no? Sì, certo. Sì. Se mi ricordo, se mi ricordo, ti prego torna da quando sei partita. È cambiata la mia vita, penso sempre solo a te. Ti prego torna, non farmi più soffrire, io non posso scordare quei dolci momenti vissuti con te. Un'avventura d'estate, un'avventura in più, non posso pensare che finisca così, io non riesco a scordarti mai, mi hai stregato d'amore, hai rubato il mio cuore, l'hai portato con te. Quasi un anno è passato ormai, ma un istante ti penso, spero sempre che un giorno tu ritornerai, io ti aspetto, lo sai. Ti prego torna, da quando sei partita, è cambiata la mia vita, penso sempre solo a te. Ti prego torna, non farmi più soffrire, io non posso scordare quei dolci momenti vissuti con te. Torniamo ai ritornelli attuali, vediamo un po'. Arriva Rita Jessi con una bellissima canzone dal titolo emblematico Non ti tradirò. Stai tranquillo che ti penserò, anche quando danzerò stretta con lui questo po' ti parlerò. Parlerò. Poi ti guarderò. Parlerò. Dentro gli occhi tuoi, dentro gli occhi miei, sincero amore. Ogni sera soltanto con gli amici miei sorriderò. Riderò. Poi ti bacerò.
nel sorriso tuo, nel sorriso mio sincero amore. Non ti tradirò, io non potrei, oramai ci sei, solamente tu, dentro i sogni miei. Non ti tradirò, lo giuro, no, amo solo te, resta come sei, non cambiare mai. Ciao a tutti, ciao a tutti, ricordate domani sera vi aspettiamo tutti al Paradise, località La Pace Arezzo, domenica invece vi aspettiamo tutti a Sant'Andrea Montecchio e lunedì 1 maggio vi aspettiamo tutti all'Agrestone. Con le Valdelsa Siena, ciao amici, a domani. Ciao, ciao, a domani, ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.